Campli è uno dei comuni colpiti dal terremoto, uno dei comuni del cratere, ed è credo di straordinaria importanza dire grazie a chi ha lavorato, a Open Fiber, ai suoi ingegneri, ai suoi tecnici, alle maestranze, agli operai dei cantieri, senza i quali non si fanno queste operazioni e queste innovazioni. Dirvi grazie perché lo hanno fatto esattamente qui, dimostrando che noi abbiamo bisogno nelle aree colpite dal terremoto certamente di far fronte all'emergenza, abbiamo bisogno certamente di ripristinare l'antico, di far tornare alla loro bellezza i borghi del nostro centro Italia colpiti dal terremoto, con il loro patrimonio storico, con le loro ricchezze straordinarie, con la loro unicità, perché ogni comune ha le sue particolarità, con le loro tradizioni. So che a Campli, oltre a grandi bellezze architettoniche, c'è anche una tradizione gastronomica che si è fatta valere nel corso dei secoli addirittura e che va valorizzata e rilanciata. Open Fiber che apre il suo cantiere e che dà il via alla banda ultralarga a Campli è esattamente questo, è l'impegno dell'Italia perché nelle zone colpite dal terremoto si parli del futuro e si lavori per il futuro, oltre che lavorare sull'emergenza, sulle difficoltà e sulla ricostruzione. Guardiamo al domani per fare forti le aree colpite dal terremoto. E mi fa piacere condividere con voi questa mattina la soddisfazione del governo per i dati che mezz'ora fa sono stati resi noti dall'Istat e che parlano di una crescita tendenziale nel nostro paese dell'1,8%. 1,8%! L'economia italiana accelera. Se di questo parlano le previsioni oggi, questo è perché il sistema italiano si è messo in moto, il sistema delle imprese, dei territori, del lavoro, dell'innovazione. Di questo dobbiamo essere tutti orgogliosi e questi risultati non li possiamo disperdere, dilapidare, mettere in discussione. Dobbiamo insistere, continuare, andare avanti su questa strada, accelerare ancora, se possibile, lungo questa strada. Dobbiamo far progredire l'insieme del nostro capitale umano e a questo mira il pacchetto di misure, certamente limitato ma strategico, che chiamiamo Impresa 4.0. Avere tutti la luce elettrica, l'acqua potabile, i collegamenti stradali ha reso i cittadini italiani delle diverse zone più uguali tra loro. Lo stesso farà la fibra, la banda larga. E quindi benvenuto a Open Fiber a Campli e tanti auguri per il vostro lavoro dei prossimi 2 o 3 anni che il governo guarderà con attenzione, con simpatia, con amicizia e anche con severità, perché bisogna fare le cose che abbiamo fatto vedere oggi. Grazie.